Oh, Cucco, ancora non ho capito, ma come si pronuncia? Ancora una volta, ragazzi, facciamo un esercizio insieme, ok? Ralf, primo nome, nome normale, e poi dite Ran. Nick, come Nick Radonia, che saluto in questo video, ragazzi. Un nome, Nick. È facile, no? Ran e Nick. Ran Nick. Non Ragnarok, Ragnarok, non lo so. Ho sentito un po' di tutto, ragazzi. Faccia un po' arrabbiata, un po' cattiva. E già ci siete, ragazzi. Siamo già arrivati nella lingua di Goethe, di Schiller, nella lingua Grucca, ragazzi. Non ci sono problemi. Perciò oggi, adesso, a parte scherzi, parliamo un po' di Ralf Rangnick, ragazzi. Vi ho già fatto un video lungo, uno o due mesi fa, dove si parlava già di Rangnick che potesse arrivare in Italia, che potesse arrivare all'AC Milan. Oggi però voglio condividere dei pensieri miei, che io sono un po', diciamo, vedo tutta questa cosa in maniera un po' critica. Sono onesto con voi, vi ho già detto nell'ultimo video che Rangnick è un grande rivoluzionario, alcuni forse non sono d'accordo con questo, ma diciamo minimo si può dire che ha modernizzato tantissimo il calcio tedesco, ragazzi. Questo almeno nessuno glielo può togliere, perciò ha dato un grande contributo alla crescita del calcio tedesco. Perciò io lo stimo, secondo me è un grande esperto sia a livello di management sia a livello di allenatore in tutti gli ambiti, un grande esperto, un workaholic, uno che lavora veramente come un pazzo. Però secondo me vederlo in Italia io vedo dei problemi, e ve lo dico subito, ragazzi: un progetto può essere funzionale, un progetto può essere vincente, un progetto vi può convincere, ma non significa che questo progetto, o diciamo questa visione di gioco, visione del calcio, visione del lavoro, può essere funzionale dappertutto, diciamolo così. Una cosa può funzionare all'Hoffenheim oppure all'Ipsia, ma può essere che in Italia, dove le condizioni sono diverse, può essere che lì non funziona. Allora, parliamoci chiaro, ragazzi. Ralf Rangnick è stato un allenatore che è già stato considerato un allenatore esperto in Bundesliga. È stato da Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, dove mi pare fino ad oggi, se adesso non mi sbaglio, ha avuto la media punti più alta di tutti. Se adesso non mi sbaglio, ha fatto veramente molto molto bene anche in Champions League, è andato fino nella semifinale. Purtroppo ha battuto la mia amata Inter, con grandi giocatori come Manuel Neuer, Farfan, Klaas-Jan Huntelaar, Raul, avevano veramente una bella squadra. E poi cosa ha fatto? È andato nella terza Bundesliga a allenare Hoffenheim. E lì i tedeschi si sono un po' divisi, tantissimi hanno iniziato a criticarlo pesantemente. Poi dopo, adesso è arrivato anche all'Ipsia, ragazzi, ho fatto tantissimi video dove ho parlato di questa vicenda, come mai i tedeschi, tanti tradizionalisti, non possono accettare il progetto della multinazionale Red Bull. E perciò, ragazzi, uno che ha allenato sia l'Hoffenheim sia l'RB Leipzig in Germania, non da tutti ma da tanti, viene visto in maniera molto molto critica. E comunque lui ha scelto di andare, non so, nella terza Bundesliga piuttosto di giocare, non so, in Champions League, di allenare altre squadre. Perché l'ha fatto? Secondo me, ragazzi, non l'ha fatto solamente per il denaro, solamente per motivi economici, perché lì sono pieni di soldi, eccetera. Secondo me l'ha fatto veramente perché lì poteva vivere la sua visione di gioco, lì aveva tempo, lì aveva libertà, lì aveva autonomia. È quasi stata una squadra vergine, diciamolo così, una che arriva lì per la prima volta nella terza Bundesliga. Lì lui può veramente cominciare la sua rivoluzione, e così ha fatto dopo anche con il RB Leipzig, ragazzi. Stessa cosa, club che viene fondato nel 2009 da una squadra del quinto campionato tedesco, dove poi hanno cambiato logo, stemma, colori, tutto quanto, e l'hanno trasformato in questo Red Bull Leipzig, che poi dopo hanno dovuto cambiare anche il nome, Rasenballsport Leipzig, per motivi della Bundesliga, per delle regole. Comunque, quello che vi voglio dire, ragazzi, se dovesse veramente arrivare al Milan in Italia, le condizioni sono completamente, completamente diverse. Lui, lo sapete, ha bisogno di processi decisionali rapidi. Perciò lui ama questo doppio ruolo, sia da allenatore sia di direttore sportivo, perché non gli piace, come vi avevo già raccontato nell'ultimo video. Ha avuto un'esperienza anche brutta, dove per motivi, non so, economici, per motivi perché lui non è stato quello che poteva decidere tutto, non è riuscito
riuscito a acquistare Ronaldo, il fenomeno, e ci sta veramente quasi riuscendo. Perciò lì vedo un po' il primo problema. Milan c'ha una struttura completamente diversa, per esempio un Rangnick non potrebbe mai, penso che lui non potrebbe mai accettare che il Milan non c'ha neanche lo stadio di proprietà, che in Italia purtroppo, ragazzi, io sono italiano con il cuore e lo dico, che in Italia purtroppo sotto questo punto di vista siamo molto molto indietro. Uno come Rangnick subito metterà pressione, per esempio, sotto questo punto di vista. Perciò sarebbe interessante vedere uno come Rangnick venire in Italia e voler modernizzare, rivoluzionare tutto in un ambito come l'AC Milan, uno dei club più grandi di tutti i tempi a livello di coppe europee. Sono onesto, anche da interista lo dico, è facile, ragazzi, leggete i dati, è così. E lì al Milan non so se c'è questo tempo, se c'è questa pazienza, se gli lasciano questa libertà a lavorare, a provare tantissime cose anche sul calciomercato. Ho visto adesso, quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic, che tutti i milanisti sono stati contenti. Anche adesso, anch'io lo ammetto, Ibrahimovic ha fatto qualcosa di positivo in questo Milan. Un acquisto così per un Rangnick non andrebbe mai bene, ragazzi. Lui è un amante del scouting profondo, lui in generale non gli piace, cioè lui non punta su dei grandi nomi. Poi i giocatori, l'ha detto anche in un'intervista che ho letto un po' di tempo fa, devono sempre essere sotto i 30 anni, cioè lui è difficile che fa dei trasferimenti over 30, che prende dei grandi nomi che hanno già fatto qualcosa di grande a livello internazionale. Non è il suo stile, ragazzi. Quando lui acquista giocatori, i giocatori devono essere soprattutto giovane, ok, ma soprattutto funzionali alla sua visione di gioco, ragazzi, con questo pressing, con questo pressing dove vuole sempre creare superiorità numerica, dove è stato un visionario, un rivoluzionario, chiamatelo come volete. Già nel 1998, dove la Germania è stata ferma a livello tattico, un po' indietro, anch'io me lo ricordo, ragazzi, in Germania siamo molto legati, non so, alla difesa 3, giocare al libero. Io, ragazzi, che sono anno 94, quando giocavo a calcio, perfino negli anni quando ho giocato, non so, 2002, 2003, eccetera, noi in tutti i club da dilettanti giocavamo ancora con il libero. Ma poi anche dopo, quando avevamo il campo grosso, quando giocavamo 11 contro 11, i nostri allenatori, che erano un po' anziani, che venivano da questi anni qui, 70, 80, 90, che hanno vissuto il calcio da lì, dicevano sempre, lo so, la catena 4 è una cosa moderna, ma noi giochiamo con il libero. E invece Rangnick è arrivato già negli anni 80-90 lì, ha fatto vedere quanto è utile la catena 4 con i terzini che spingono, il pressing moderno, con questo cambio di posizioni, di questi spostamenti verso il possesso di palla. Perciò uno che aveva già sempre delle idee rivoluzionarie, che in Germania all'inizio l'hanno preso molto in giro, l'hanno insultato, il professore, eccetera, però lui questo l'ha sempre portato avanti. E ritornando, quando parliamo di calciomercato, ripeto, lui vuole acquistare giocatori che sono funzionali alla sua visione di gioco, e la sua visione di gioco è questa, ragazzi: pressing e poi verticalizzazioni velocissimi, transizioni velocissimi. In un'altra intervista ha detto: nessuno corre più veloce del pallone, nessuno c'ha più fiato del pallone. Perciò giocatori che poi tengono troppo la palla, anche dopo il recupero di palla, non va bene per il suo sistema. Lì lui punta sul calciomercato, deve prendere giocatori che sono fisicamente ma anche tecnicamente forti, perché per giocare un calcio anche così rapido, così veloce, anche in transizione, ci vuole anche una bella tecnica. Poi giocatori che sono atleticamente forti. Perciò capite, ragazzi, che lui c'ha dei criteri completamente diversi, come fosse, non so, la società del Milan, i tifosi del Milan che vogliono velocemente, che non hanno più pazienza, non hanno più voglia a vedere che il Milan torna a fare qualcosa, ad essere protagonista, eccetera. Quando adesso è tornato Ibrahimovic, che ha quasi 40 anni, tutti sono stati contenti. Non so se il Milan è un ambiente come ce l'aveva all'Ipsia o all'Hoffenheim, dove lui c'ha libertà, cioè è completamente autonomo, può proprio acquistare giocatori che sono dei talenti ma ancora non sono top player, che sono funzionali per il suo gioco.
Perciò, ragazzi, capite, c'ho veramente tantissimi, tantissimi dubbi, però spero, anche se sono interista, eccetera, spero che lui arriva al Milan, anche se c'ho dei dubbi, perché è interessante, sarebbe un esperimento quasi sociale, vedere anche come reagisce, anche con la pressione dei media, eccetera. Lo sapete, ragazzi, soprattutto a Milano, adesso ho vissuto lì per 2 mesi, c'è tanta, tanta pressione mediatica, è un mondo completamente diverso, e ripeto, lui anche non è un carattere facile, ha bisticciato con tantissimi, perciò se c'è qualcuno della società che vuole anche comandare, fare qualcosa, ci saranno problemi con Ralf Rangnick. Alcuni diranno: ma chi è questo qui, non ha mai vinto niente. Sì, ha portato l'Hoffenheim nella Bundesliga, ha portato Lipsia in Champions League, ma a parte di una coppa tedesca non ha mai vinto niente, ragazzi, che è anche vero, però ripeto, perché lui ha scelto dei progetti diversi, che però sotto queste condizioni hanno avuto veramente grande successo. E poi c'è ovviamente anche sempre da considerare l'aspetto della salute. Vi avevo già detto, ragazzi, che Rangnick ha avuto dei problemi con la salute, ha avuto un burnout, perché proprio per il suo stile, che lui vuole fare tutto e forse vuole fare troppo. Però una cosa è chiara, ragazzi, se dovesse arrivare in Italia sarà uno super preparato, sarà uno che forse già adesso si sta studiando tutto, imparando la lingua italiana in maniera molto molto veloce, ne sono straconvinto. Lui è fatto così, questo è il suo carattere. Però la questione poi anche con la pressione al Milan, i tifosi, tutto l'ambiente, i media, eccetera, se lui con questo stile, con questo doppio ruolo, se poi dovesse essere questo doppio ruolo, regge veramente la salute, ragazzi. Nel passato non è sempre stato così, ha avuto veramente dei grossi problemi, ha avuto un burnout, grossi problemi della salute. Perciò capite, ragazzi, che ci sono diversi punti che mi rendono abbastanza scettico. Però in Serie A sarebbe qualcosa di nuovo, proprio sarebbe un progetto di molto molto interessante. Fatemi sapere la vostra opinione, ragazzi, sotto i commenti. Mi scuso che in questi giorni non ho partecipato tantissimo a tutte queste polemiche. Io, ragazzi, amo il calcio giocato di oggi, oppure il calcio giocato, non so, degli anni 70. Amo il calcio. E quando uno comincia, o tutto un paese comincia solo a fare polemiche, a parlare di cose che, io ripeto, io ve lo dico, ragazzi, mi rendono triste. Ci sono successe delle cose che mi rendono triste. Io penso che ci sono stati tantissimi esperti che hanno parlato di tutto quanto, tutti hanno il diritto di farlo. Io non avevo voglia, ragazzi, non avevo voglia, non vedo l'ora che l'Inter, che tutti quanti possono tornare a giocare a calcio, sport che io amo da morire, ragazzi. Riguardando anche questo virus, eccetera, vi ho fatto anche un video sul secondo canale, Janus Bifronte, come l'ho anche un po' vissuto essendo lì in Lombardia. Perciò, ragazzi, se l'Inter mette di nuovo un piede in campo, o se ci sono altri temi da parlare della mia amata Inter, ovviamente lo farò, ragazzi. In questi giorni non mi è andato, non avevo voglia. Scusatemi, ragazzi. Un grande abbraccio a tutti, sempre viva il calcio!